L'Arena dello Stretto di Reggio Calabria è uno dei luoghi più belli d'Italia, simbolo della città dello Stretto con un panorama senza eguali, un'atmosfera magica nella quale però è incastonato il degrado che rende protagonista in negativo Reggio, una città che potrebbe vivere di turismo ma nella quale i servizi scarseggiano. Non ci sono ad esempio bagni pubblici, o meglio ci sarebbero, ma i bagni dell'Arena dello Stretto sono stati lasciati nel più totale abbandono e chiunque può entrarvi dentro. Vi portiamo allora lì, per farvi vedere la situazione di degrado, ascoltando la voce di Pino Diano, cittadino reggino che da mesi si sta battendo sui social con numerosi video di sensibilizzazione su svariati temi. Ho cercato in tutti i modi. Sono, diciamo che dall'inizio dell'anno che denuncio questa situazione orribile, una situazione che è praticamente di un degrado assoluto, che è anche alla fine lo specchio della città. Questi bagni praticamente erano stati costruiti insieme all'Arena Ciccio Franco, che è un teatro all'aperto praticamente, per farli usufruire dagli artisti che vengono qua ad esibirsi e anche dai cittadini e dal pubblico che viene ad assistere agli spettacoli. Però questi bagni sono stati praticamente nel corso degli anni completamente abbandonati, nel degrado più totale, lasciati aperti e praticamente al vandalismo di tutti. Qua vengono barboni, vengono extracomunitari, entrano dentro, fanno di tutto, distruggono, fanno i propri bisogni sia per terra che nei vasi, e quindi non vi dico il puzzore e lo schifo che c'è in questa zona qua. Io ho fatto diversi video, li ho postati sui social, ho cercato di spingere, ho cercato il più possibile di avere un contatto con l'amministrazione comunale per cercare di risolvere questo problema, ma ho trovato un muro, praticamente nessuna risposta. Sembra che di questa situazione non gliene freghi proprio nulla. È davvero un paradosso, perché siamo davanti praticamente a questo spettacolo. Facciamo vedere un attimo al volo il panorama. Eh sì, qua siamo in un posto, diciamo, splendido. Abbiamo la fortuna di avere veramente un panorama unico, ma purtroppo non riusciamo a sfruttarlo in nessun modo. Io ora vorrei fare un appello al sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, che provveda al più presto a risolvere questa situazione, provveda a fare un intervento. Se non ci sono i fondi, quantomeno pulirlo, disinfettarlo, bonificarlo e poi chiuderlo in modo che nessuno ci entri. E poi, se è possibile, nel futuro, con i nuovi fondi che arrivano del PNRR, con i nuovi fondi di altri tipi che stanno arrivando in questa città, trovare qualche soldino per risolvere e mettere a posto e in funzione, rendere fruibili questi bagni, perché sono necessari. Noi non abbiamo bagni. Poco fa c'erano una cinquantina di turisti. Esatto, non abbiamo bagni, la gente non ha dove andare, e quindi di conseguenza questi bagni sarebbero veramente utilissimi. Preghiamo il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ad intervenire il più presto possibile per risolvere questa situazione veramente orribile e di grande degrado.